quel che siete fummo, quel che siamo sarete e ci arriverete. Così cantavano gli eroi tra voli di avvoltoi e rossi arcobaleni, sembravan scimitarre un placido pastore. Così cantavano gli eroi tra voli di avvoltoi e rossi arcobaleni, sembravan scimitarre. Ciao a tutti amici dell'Astronave e bentornati per questa nuova puntata di Diario di Bordo. E oggi abbiamo in studio un progetto stupendo, tutto al femminile. Io sono veramente felicissimo di avervi qui. Sara Jane Ghiotti, ciao Sara, benvenuta e benvenuta a tutte. Ciao, grazie a voi, grazie per averci invitati. È davvero un piacere, davvero, averti qui e averti qui per presentare il tuo ultimo lavoro discografico, che è appunto, facciamo vedere il disco, questo omaggio a Piero Ciampi, Non siamo tutti eroi, che è un disco stupendo, tra l'altro che ha già avuto i giusti riconoscimenti, poi ne parleremo. E Sara, io ovviamente ti conosco da un po' e so che tu ti muovi nel mondo del jazz, che è un po' il tuo habitat naturale, no? E ci siamo conosciuti in diciamo un percorso che è quello che ti ha visto al conservatorio nel biennio appunto di direzione e arrangiamento. Ora ero anche un po' curioso di capire quanto questo aspetto possa averti influenzato ed aiutato appunto nell'elaborazione di questi tuoi progetti attuali. Beh sì, diciamo che la scrittura degli arrangiamenti, quindi la personalizzazione del materiale, è diventato fondamentale nel mio modo di fare musica e quindi lo tengo sempre
ben presente quando elaboro appunto una scelta artistica. E in questo caso, di questo disco, ho utilizzato il mio media preferito, che è quello del quartetto d'archi. Anche quest'oggi è rappresentato ai minimi termini, ma nel senso ovviamente migliore di questa espressione, con la presenza della viola di Giulia Lazzarini e al piano di Silvia Valtieri. Per me è diventato inevitabile manipolare quello che voglio interpretare. Non dedico troppo spazio ancora nel mio modo di fare musica, se non altro dal vivo o comunque incisa su disco, sul materiale autografo, diciamo così, su brani miei, però questo modo di reinterpretare le parole di altri, la musica di altri, permette di raccontare la mia storia attraverso personaggi, in questo caso come Piero Ciampi, non così conosciuto, quindi sono soddisfatta insomma di poter portare avanti un racconto, in questo caso una narrazione italiana, ma anche di me stessa. Certo, e poi appunto ricordiamo, no, questo tuo lavoro discografico di ricerca su quest'autore ha visto appunto la premiazione da parte del premio Ciampi di questo disco che è uscito nel 2022. Ce lo vuoi parlare un po' appunto di questa di questo riconoscimento che è assolutamente meritato? Beh sì, senz'altro è stato importantissimo, ovviamente sono stata estremamente grata e orgogliosa di aver ricevuto questo riconoscimento, proprio perché in qualche modo il mio lavoro è stato capito, accettato da coloro che da anni e anni portano avanti il messaggio di Piero Ciampi. Certo. Quindi senz'altro questo premio ha significato veramente tanto, anche soprattutto da un punto di vista mio personale, più del premio in sé, no? Il premio fa sempre un po' strano per un musicista fare tra virgolette una gara, però ecco, senz'altro è stato importante proprio per me, per capire appunto di aver fatto qualcosa di importante, di utile, ecco, in questo momento nel mio modo di raccontare Piero Ciampi, quindi poi questo mi ha fatto molto piacere. Diciamo che questo riconoscimento non poteva venire da appunto da un'istituzione più azzeccata, no? Di quella del premio Piero Ciampi, che appunto sì. Bene, bellissimo. Allora, io lo ricordo, questo disco che è uscito per Alfa Music è appunto uscito nel 2022 e è un ensemble che ha al suo interno in realtà molti musicisti, e la cosa interessante è che appunto la tua scelta artistica è ricaduta su una formazione fatta appunto di sole donne. Io immagino che questa sia una scelta artistica legata insomma a motivazioni molto profonde, probabilmente anche legate al percorso di Piero Ciampi. Insomma, io ci vedo molte connessioni, ecco. Se ce ne vuoi parlare un po'. Certo, volentieri. Beh, il racconto di Piero Ciampi è un racconto universale da un punto di vista personale, da uno specifico della società, che è il nucleo principale, il nucleo base della società, che è il rapporto uomo-donna. E non a caso appunto abbiamo scelto così di partire con questo concerto oggi, con il brano che dà poi il titolo al mio lavoro, quindi Non siamo tutti eroi, proprio a sottolineare la sua volontà di raccontare un universo umano fatto da particolarità specifiche e individuali che tutti noi viviamo costantemente e che soltanto il grande poeta magari è in grado di raccontare e osa anche raccontare. Piero Ciampi è stato spesso accusato
di misoginia. Pertanto la mia scelta di lavorare con un ensemble esclusivamente femminile è stata proprio una presa di posizione, come per avanzare prima di qualsiasi così dubbio a riguardo, la mia consapevolezza, la nostra consapevolezza di chi fosse poi Piero Ciampi. E era una persona comunque problematica, complessa, ma sì, esatto, che ripeto, secondo la mia indagine raccontava un universale e raccontava molto di più attraverso quelle paure, quel vissuto, quelle violenze anche a volte. C'è molto di più, c'è molto più universale di particolare, secondo me. Già, e poi ha scritto delle musiche e dei testi strepitosi, quindi noi siamo qui per ascoltare questa musica, e a voi ragazze. A voi. Grazie. Uffa, che noia, la sera che cade mi sembra uno squalo fra due margherite. Uffa, che noia. Capirai mai che il tuo dolore
si è aggiunto il mio. Nella mia vita non ho fatto che rimorchiare sporca estate a mia volta. Per non vedere nessuno.
precipizio. L'esistenza senza un senso e la discesa le parole giocano strane ed il tramonto guarda il silenzio e l'esperienza passeggiate tra milioni di sguardi, tutti folli, la domenica stanchi ed il riposo. Nella notte la tentazione di sedersi per non più rialzarsi, ma poi per caso si ripropone
dico due parole. questo che abbiamo appena suonato si chiama L'assenza è un assedio, è stato uno dei brani che ho aspettato di più per mettere in repertorio, perché credo sia enorme, anche ingombrante, nonostante parli di assenza e di vuoti. E il prossimo brano invece si chiama Livorno, e Livorno è la città di Piero Ciampi, e si è concluso un ciclo di studio e di conoscenza, più che di studio, per me di Piero, quando sono andata a Livorno e quando ho potuto vedere il mare dall'altra parte, no? Noi siamo sulla costa est e di là bisogna fare un viaggio anche abbastanza lungo, devo dire, impervio. Si arriva dall'altra parte della costa, una costa dove tramonta il sole, che è molto poetico, ma contemporaneamente fa paura, perché noi vediamo sorgere la luce, quindi abbiamo la speranza. E dall'altra parte il tramonto dà un'idea di nostalgia, di perdita, di insicurezza. E contemporaneamente vedere le navi nel porto che se ne vanno perché qualcuno vuole partire, oppure perché deve partire, oppure qualcuno che vorrebbe partire ma non può. Questo ha significato in un colpo d'occhio gran parte della poetica di Piero Ciampi. Questo brano si chiama Livorno. Un pianto che si scioglie, la statua nella piazza, la vita che si sceglie, il sogno di una pazza. La sera già calata, comincio a camminare sperando di incontrare qualcuna come te. Triste, triste, è troppo triste, è questa sera. Questa sera, lunga sera, ho trovato una nave che salpava ed ho chiesto dove andare. Tutto del tuo viso.
Fantastico, stupendo. Allora, Sara, io vorrei chiederti una cosa. Ora, tu sei un'arrangiatrice, sei una compositrice, una cantante, e vorrei capire qual è stato il tuo modo di approcciare l'opera di Piero Ciampi, sapendo appunto di dover andare a toccare tutte queste discipline, andando appunto a scegliere poi un ensemble che inevitabilmente, così come ci hai fatto ascoltare, ridà all'opera di Ciampi anche una grande delicatezza. E vorrei capire un po' qual è stata la tua esigenza artistica, ma non solo, anche un po' la tua ricerca lungo appunto questo percorso che ti ha portato a scoprire e rielaborare il lavoro di Ciampi. Ma guarda, è successo molto naturalmente in realtà, perché è mia abitudine, come penso di tanti colleghi, ogni tanto prendere del materiale stimolante, cominciare a metterci le mani, cominciare a suonarlo, cantarlo, studiarlo. Ricercare i riferimenti sui testi e devo dire che la cosa, che ha facilitato questo processo, che sembra una sciocchezza, ma in realtà non lo è che io canto tutto in tonalità originale di come cantava Piero Ciampi. E questa cosa è stata abbastanza curiosa, perché non è facile, ovviamente, già tra voci dello Certo. stesso genere, cantare nella stessa tonalità. E quindi è stato molto facile proprio perché si sovrapponeva la mia voce sulla sua. E quindi questo è stato un indizio, senz'altro. Ho dedicato poi il tempo della scrittura, in realtà è stato quello più veloce, paradossalmente, perché è stato molto di getto. È stato un lavoro nel giro di una decina di giorni. Io ho scritto tutti gli arrangiamenti. E quindi è stato consumato molto rapidamente questo tipo di approccio. Poi c'è stato un lungo studio, in realtà molto più lungo sui testi, anche sulla ricerca dei riferimenti, delle ispirazioni. Piero Ciampi era un letterato, ed era un grande cultore del mondo del cantautorato francese, da cui ha avuto tantissima ispirazione. E diciamo che il mattone più importante è stato la lettura di Viaggio al termine della notte di Céline, che è stato di ispirazione. Si conoscevano, si conobbero durante il periodo parigino di Piero Ciampi, e quindi quello è stato Dove un lui fu passaggio battezzato Piero l'Italiano, molto no? vero. L'italiano. L'Italiano, certo. E sì, quindi quello è stato un po' il momento più tosto, proprio per comprendere profondamente quello che era l'idea, l'ideale, che poi si riduce, come tanti grandi, a pochissimi concetti e immagini molto ricorrenti, ma che vanno approfondite e comprese per poter raccontare davvero un universo, un universale. E credo che questa sia poi la dote dei più grandi. E devo dire, io ancora mi emoziono a cantare e interpretare questo repertorio, però diciamo che questa è la fase più bella del lavoro, è quella dove mi diverto di più, mi sfogo, non che la L'esecuzione. parte prima, però la parte prima è lunga e preparatoria. Adesso questo è come dire, il premio di Sì, tutto il certo. lavoro, quindi sì, questo è un po' il percorso. Però comunque bisogna anche riconoscere che tutta la fase di elaborazione e magari anche di approfondimento, no? Appunto nell'opera testuale, come anche quella musicale di un autore, è altrettanto vincente, no? E quindi È è molto bello. assolutamente, sì, ovviamente è un momento molto molto bello, però è molto intimo, personale, individuale, e a un certo momento bisogna confrontarsi con quello che c'è fuori, se no diventa una clausura come in conservatorio. Arriva il momento in cui bisogna dare. Sì, Bene, allora assolutamente. ragazze, noi siamo qui per prendere la vostra musica e vi lasciamo al vostro ultimo brano. A voi.
Grazie mille, e io vorrei ricordare queste fantastiche musiciste che sono con me oggi, Silvia Valtieri al piano e Giulia Lazzarini alla viola. E noi terminiamo con un brano che rappresenta poi alla fine, come dicevo, l'idea di Piero Ciampi, e terminiamo proprio così. Il tuo viso esiste fresco mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, mentre un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra la gente, indifferente, ma non sono io. Ma vaffanculo. Bene ragazzi, purtroppo anche oggi siamo arrivati alla fine di questa puntata. Io ringrazio ancora Sara Jane Ghiotti e le sue musiciste. Grazie ancora ragazzi di aver accettato il nostro invito e di averci regalato questi momenti stupendi di musica. Ringrazio ovviamente tutti i ragazzi qui dell'Astronave che rendono possibile la realizzazione di questi contenuti, e ovviamente ringrazio tutti voi a casa che ci seguite. Beh, che dire ragazzi, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao e grazie a tutti. Grazie a voi, grazie di cuore.